Siamo a Monopoli, allora Fest con Paolo Giordano. Oggi l'apertura è stata dedicata alla letteratura, al tuo ultimo libro Tasmania, dove tu ti occupi effettivamente del cambiamento climatico. Ma come mai le persone non se ne rendono conto? Secondo me cominciano a rendersene conto. Secondo me tutti quanti cominciano ad avere una sensibilità diretta di quello che sta succedendo. È un cambiamento di mentalità difficile, anche che fa molta paura, quindi secondo me bisogna avere un po' di indulgenza verso tutti, ma al tempo stesso non perdere ulteriore tempo e quindi non perdersi sempre nelle solite chiacchiere iniziali e cominciare a guardare un po' i fatti e il modo in cui bisogna ripensare la nostra interazione con l'ambiente. Questa transizione, diciamo, green, ecologica, che comporterà un cambiamento totale delle nostre abitudini, non sarà un problema per, diciamo, le classi sociali più svantaggiate? Ah, questo è una vecchia questione, l'idea che la transizione sia una transizione d'élite. Intanto partiamo dall'idea che la transizione è necessaria per tutti e che i cambiamenti climatici che già stanno avvenendo hanno un impatto molto più grave sulle popolazioni già svantaggiate, non solo qui ma nel resto del mondo, cioè peraltro spesso le popolazioni che hanno contribuito meno alle emissioni e al riscaldamento climatico, quindi il tema di iniquità esiste all'interno della crisi ed è gigantesco. Bisogna stare attenti a non spostare questo problema di iniquità sulle possibili soluzioni. Bisogna fare una transizione ecologica tenendo in considerazione tutti gli svantaggi e i livelli diversi in cui questo influisce sulle persone, però mi sembra che il dibattito in questo senso tra chi si occupa di queste cose sia piuttosto maturo in realtà. Il romanzo è stato un grande successo, il tuo ultimo Tasmania, ma del resto tutti i tuoi romanzi hanno avuto grande successo. Il protagonista è uno scrittore che non riesce a scrivere un romanzo. Beh, il protagonista sei tu, e qual è questo romanzo che non riesci a scrivere? Ma il romanzo dentro Tasmania è un libro che in realtà poi dentro esiste in parte, ed è un libro sulla bomba atomica, che è una mia ossessione da tanto tempo, forse anche un po' perché ho studiato fisica, anzi di sicuro anche per quello, ma ultimamente è risaltata fuori raccontando proprio di ambiente, di clima, perché ci sono delle analogie interessanti, non precise, ma delle analogie interessanti. Una fra le tante è quella del disarmo atomico, che a un certo punto, come dire, abbiamo svolto come civiltà e come umanità insieme, che era uno sforzo che sembrava impossibile e che invece, mettendo in campo poi cooperazione e razionalità, è stato svolto, almeno fino a un certo punto. Quindi mi sembra che il punto in cui siamo non sia così dissimile. È un disarmo solo molto più complicato quello che ci viene richiesto adesso. In uno dei tuoi romanzi tu ti sei occupato anche della xylella, no? Il protagonista, Bert, di quel romanzo, era, diciamo, un ecologista estremista. Quale pensi che sia la strada per gli ecologisti? L'estremismo o convincere la popolazione in un altro modo? Io non credo mai che l'estremismo sia una strada, e soprattutto, quello che raccontava quel libro, non è mai la violenza una strada. Siamo in un momento in cui c'è, in cui bisogna stare attenti, perché un certo tipo di risposta indifferente o anche molto repressiva di istanze che alla loro base sono giuste rischia di portare a delle nuove forme di radicalizzazione anche nei movimenti ambientalisti che sono esistite in passato, che abbiamo conosciuto. Negli Stati Uniti ci sono sempre state, contro gli esperimenti sugli animali, contro le armi biologiche. Ci sono modi, secondo me, di aprire il dialogo. Non bisogna chiudere il dialogo con queste istanze, anche perché le istanze di base sono sensate, quindi poi le modalità dipendono molto dalla qualità del dialogo. Secondo te quanto ci vuole per questa transizione ecologica? Non è un processo che si inizia e si finisce, è un adattamento di un'intera civiltà, di un intero sistema di sviluppo, di tutti noi, che avverrà con velocità diverse, in modalità diverse. Il mio
il mio fine è semplicemente nell'arco della mia vita di riuscire a trasformarmi un po' rispetto a questa nuova idea. Mi sembra che è già un programma ambizioso se ce l'avessimo in tanti. Grazie. Grazie a te.